Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugiona Bar Calcio. La notizia della giornata per quanto mi riguarda è l'acquisizione di Dusan Tadic da parte del Fenerbahce. Alcuni di voi si domanderanno che caspita c'entra con noi. Beh, insomma, considerato che Dusan Tadic si è svincolato ieri l'altro dall'Ajax ed è di ruolo ala offensiva sinistra, si narrava nei giorni scorsi che il Fenerbahce fosse interessata all'ala offensiva sinistra del Bologna di nome Musa e di cognome Barrow, ok? Voi riuscite adesso a fare la giusta equazione, che è, considerato che Dusan Tadic nel meno di 24 ore da quando si è svincolato l'Ajax ha trovato un contratto gratuito là in Turchia al Fenerbahce, gioco forza, mi viene da pensare che da oggi ufficialmente, laddove fosse vero tra l'altro dell'interesse del club turco, ora non ci sia più alcun tipo di interesse. Ergo, Musa Barrow rimane a Bologna, a meno che non si possa scaldare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come già da qualche parte ho letto in giro per l'internet, un interesse saudita nei confronti di Musa Barrow. Ma considerato che i sauditi, è vero che hanno una valangata di soldi, ma secondo me non sono dei pirla, ok? Anche perché basta andare a vedere le acquisizioni che stanno facendo, dal Benzema al Firmino al Brozovic al Koulibaly al Milinkovic-Savic, insomma non penso che siano interessati a Musa Barrow, a me si è concesso tra l'altro che sappiano chi sia. Ok, detta questa, bene. Però in questo video di oggi volevo dunque offrire al Bologna, e quindi un video che deve necessariamente arrivare alle alte sfere dirigenziali, facciamo solo a Sartori, che gli altri meglio che lasciano stare, Giovanni Fiducia. Io spero che questo video ti arrivi, perché adesso voglio offrirti qualche nome che possa stuzzicare magari il tuo interesse, visto e considerato che sappiamo il Bologna avere praticamente il portafoglio con qualche moneta di ferro e due falene, va bene, allora andiamo a vedere che cosa si può fare a costi calmierati. Tutto questo in un unico video, prima però di iniziare a dare nomi e numeri, miei cari avventori, fate subito l'iscrizione, casomai ancora non fosse stata fatta, molto male, eventualmente. Poi mettere subito un mi piacino al video e condividerlo. Oggi è domenica e la domenica si condivide. Bene, permesso e concesso, grazie. Allora, iniziamo dunque dalla difesa, dove sicuramente al centro, per quanto... Allora, in questo video già dico una cosa, parliamo soprattutto per i titolari, ok? Poi facciamo un altro video per i cosiddetti, come li chiama Fenuzzi, i rincalzi. Detto che, a mio modo di vedere, è meglio parlare di rosa e non di titolari e rincalzi, ok? Quindi, però, giusto per semplificarci adesso le cose, perché abbiamo un video di 10 minuti e poco più, altrimenti viene un film, ok? Il film, poi il prosieguo lo facciamo in un'altra puntata. Allora, stavo dicendo, al centro siamo già a posto con il centrosinistra Lukumi, il centrodestra Beukema, a destra abbiamo Stefan Posch, la, diciamo, situazione intricata è a sinistra, dove, visto che non ci sono soldi, anzitutto mi chiedo e domando al Fiducia Sartori perché non sia stata vagliata l'ipotesi a questo punto di andare a prendere noi e non il Cagliari, come sta facendo in queste ultime ore, Tommaso Augello, di anni 28, che la scorsa, che lo scorso campionato appena concluso con la Sampdoria, che ha fatto veramente defecare su tutta la linea, è comunque riuscito a fare un campionato, a mio avviso, quasi sontuoso. Allora io mi chiedo perché un 28enne del calibro di Tommaso Augello, che prendevi praticamente per due noccioline d'elefante, non lo sei andato minimamente a sondare, sapendo che non hai i soldi? Perché io posso essere anche d'accordo con te, carissimo Sartori, nel senso che anche a me piace Josh Doig. Guarda, io farei di tutto per portare Josh Doig e continuo a pensare che si possa fare, tra l'altro, che se ne dica,
che lo stesso Sartori abbia detto di recente no, andrà al Torino, però insomma oggi 16 luglio non mi sembra che sia al Torino. Quindi, considerato anche che è un giocatore che a mio modo di vedere si riesce a prendere tra i 6 e i 7 milioni di euro e magari si riesce a fare qualche magatta dal punto di vista dell'acquisizione con magari dei pagherò rateizzati, io allora dico perché non andare proprio su Josh Doig e cercare di fare la mandracata. Allora, casomai questa mandracata non dovesse riuscire perché non abbiamo i soldi ma abbiamo le falene come poc'anzi detto, allora io dico perché non andare a sondare Emanuele Valeri della Cremonese, terzino sinistra, Cremonese retrocessa, che l'anno scorso anche lui al pari di Tommaso Augello ha fatto un campionato nella condizione in cui vi era abbastanza molto buono, anzi oserei dire egregio. Io la butto lì, questo qui è un giocatore che a mio modo di vedere con 2 milioni te lo vai a prendere, ok? Certamente la Cremonese non potrà avanzare richieste più alte e la difesa titolare sarebbe fatta, posto che d'accordo Josh Doig prima scelta, Valeri comunque secondo me è un ottimo rincalzo da questo punto di vista di nomi da fare. Poi andiamo ai centrocampisti bassi, abbiamo Scouten e Dominguez, sicuramente questi sono i titolari, però insomma anche dalle parole ieri del Dominguez si è capito che fino alla fine è un giocatore che rimane in uscita e che molto probabilmente uscirà. Dunque cerchiamo di ragionare in anticipo e ad andare a vedere cosa si può fare. Si sa che il Milan è interessato al Dominguez in maniera abbastanza forte, poi non so se adesso a dire il vero con la presa di Reinders questo interesse possa venire meno, è probabile di sì, e allora io posso offrire due situazioni. Allora, nel qual caso l'interesse del Milan possa essere ancora vivo, io dico facciamo con Milan una operazione intelligente e andiamo a fare uno scambio Dominguez al Milan e Pobega al Bologna. Uscita di soldi da ambo le parti, nessuna, si fa uno scambio alla pari e secondo me si sarebbe tutti contenti. Ma nel qual caso il Milan con Reinders, acquistato dalla Z Alkmaar per 25 milioni di euro, come è probabile che sia, si possa ritenere a punta coperta in tal ruolo, allora bisogna fare col portafoglio delle falene. Allora io dico, retrocessa anche lei, cioè lo Spezia, perché non andare a sondare Simone Bastoni, che è un italiano che tra l'altro in tutte queste annate che ha fatto in A con lo Spezia si è sempre comportato in maniera egregia, in un solo, è un giocatore duttile perché oltre a giocare nel centrocampo basso di vertice basso può andare anche a essere utilizzato come terzino sinistro, dito dite. Quindi praticamente ne prendi uno e praticamente ti fa due ruoli proprio nei settori dove noi abbisogneremmo. Questo giocatore secondo me tra l'altro con una cifra tra i 3 e 4 milioni, ma probabile che si possa fare anche qualcosa di meglio, qui poi sta nelle capacità del Sartori perché è lui che fa di mestiere questo. Io dico che questo qui è un giocatore che secondo me si potrebbe andare a sondare. E fin qua allora abbiamo risparmiato, vi direte, siete d'accordo? Assolutamente sì, anche perché occhio che se non si fa, come probabile non si possa fare, lo scambio Dominguez e Pobega, vuol dire che Dominguez lo si cede e si ricavano 15 milioni. Quindi voi dovete pensare che abbiamo 15 milioni a fronte di 2 per Valeri spesi, diciamo 4 spesi per Bastoni, ok, ce ne rimangono 9, ok? Quindi andiamo a vedere che dove possiamo andarli a rindirizzare, ve lo dico subito, andiamo ai centrocampisti alti, andiamo a destra dove anche qua Orsolini è in uscita, eh sì è in uscita, allora ragioniamo come se fosse in uscita, ok? Ma poi ragioneremo anche se così non fosse, comunque se fosse in uscita anche da lui si arriverebbero 15 milioni di euro, stiamo bassi, ne prendiamo 12 più i 9 che avevamo detto, siamo a 23 milioni. Allora io dico, perché non andare a prendere, che tra l'altro lo si andrebbe a prendere magari anche con la formula del prestito, perché è con la formula del prestito che a metà della stagione scorso l'hanno ceduto per poi rientrare alla base, stiamo parlando del Brentford, tra l'altro la società dove l'anno scorso si è venduto Aaron Ickey
e con cui magari ci sono dei buoni rapporti, perché non andare a sondare la possibilità di portare Sergi Caños, che è uno spagnolo di 26 anni, al Bologna, che è un jolly perché gioca all'ala destra offensiva, ma può giocare anche all'ala sinistra offensiva e può essere anche impiegato come trequartista, cioè quello dietro la punta, cioè nel ruolo di Ferguson. Sergi Caños sarebbe, a mio modo di vedere, il Callejón dei poveri, ok? Ovviamente il Callejón dei tempi belli del Napoli, non dei tempi ultimi, perché altrimenti, se pensiamo a quello di Firenze, c'è da mettersi la mano nel cappello. Quindi Sergi Caños, 26 anni, si potrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto, il che vuol dire si andrebbe a pagare solamente l'ingaggio e non verrebbero in uscita alcun tipo di esborso. Voi capite come? Come poc'anzi ho detto, si può ragionare anche con la permanenza dell'Orsolini, perché se Sergi Caños non costa niente, noi quei 20, cosa avevamo detto, 23 milioni di euro ce li abbiamo ancora. Bene, 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 bene. Poi ci sono dei giocatori sempre sull'ala offensiva destra che potrebbero essere interessanti e non verrebbero a costare un polmone. Ad esempio, guardando all'Italia, cioè giocatori fatti e pronti che conoscono il campionato, si potrebbe andare a sondare là al Monza Patrick Churria, che a mio modo di vedere è un giocatore che ha mostrato delle qualità ben più che interessanti. Patrick Churria, io non so adesso quanto il Monza possa chiedere per tale nome, ma non penso che possa spingersi oltre i 6-7 milioni di euro, a dire il vero. È un giocatore molto interessante. Poi andiamo all'ala offensiva di sinistra, dove io non posso che ragionare con Musabaro ceduto. Anche lì, Musabaro ceduto, quanto ci puoi andare a prendere? 5 milioni, 7 milioni? Li andiamo a mettere? Allora eravamo a 23, più 5, stiamo bassi. Noi ragioniamo stando bassi. Siamo a 28 milioni. Siamo a 28 milioni e ne abbiamo ancora quindi 28 potenzialmente da spendere. Andiamo a vedere cosa si può fare quindi all'ala offensiva sinistra. Per quanto mi riguarda, si possono fare tantissime cose. Ealing Junior, dalla Juventus si potrebbe ragionare con un prestito con diritto, e sicuramente la Juve ci vorrà mettere un contro diritto di riscatto. Ok, Ealing Junior è una presa secondo me molto interessante, ma se si vuole andare a prendere qualcuno appunto tesserato e non solamente in prestito, cosa che comunque mi pare di capire, i prestiti possono piacere a questa nuova gestione del Bologna, si potrebbe sempre sull'ordine del prestito con diritto di riscatto andare a sondare la pista di Cambiaghi dall'Atalanta, che quest'anno ha giocato all'Empoli, giocatore che ha fatto modo di capire di essere in ascesa, molto interessante. Vuoi acquisire un calciatore tutto tuo, mio caro Giovanni Fiducia Sartori? Io ti do il nome giusto adesso, segnatelo. Keita Nakamura dell'ASK Linz in Austria, quest'anno ha fatto 31 presenze, 14 reti e 7 assist, giocatore giovane, 22 anni, giocatore che questo qui potrebbe scoppiare veramente nel giro di un anno, magari già venire a costare più di 15 milioni, invece adesso lo si andrebbe a prendere, a mio modo di vedere, a un prezzo calmierato, magari tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Giocatore molto, molto interessante, di nazionalità giapponese, tra l'altro, che ti porta anche dunque gli emolumenti da parte del mercato asiatico, ok? Vuol dire merchandising, in parole povere. Poi, se prendi ad esempio Keito Nakamura, potresti anche andare a prendere, visto che vendendo Busamaro ce ne vogliono due da questa parte, vai a riprendere dal Siviglia, che è in uscita, il Papu Gomez, che ha solamente, tra virgolette, 34 anni e che lo puoi andare a prendere a un prezzo calmieratissimo, ok? Quindi tu capisci, Papu Gomez e Keito Nakamura a sinistra. A destra abbiamo Sergi Caños, magari con l'eventualità che Orsolini vi permanga in rosa. Ok, abbiamo fatto tanta roba. Quanto viene a costare Nakamura Pugomez? 7, 8, 9? Stiamo grassi. Abbiamo speso 10 milioni. Quanti ne avevamo? Ne avevamo 28. Ce ne rimangono 8. Ok, ci rimane dunque l'attacco, dove c'è Arnautovic.
Ovvio che io venderei Zirkzee, venderei Vanoidon, che ce ne facciamo qualche soldo. Sono in chiusura, vi dico subito il nome da prendere, Mika Tause del Metz. L'anno scorso 37 presenze, 23 reti, 8 assist, costo di mercato 10 milioni di euro. Sartori, ti ho fatto il mercato, ora agisci. Fatemi sapere che cosa ne pensate, box commenti a vostra disposizione. Attivate il campanaccio pastorale, noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabar!